Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai dati sui nuovi contagi. In Toscana sta andando bene, siamo a più 5, ieri era più 15, invece a livello italiano siamo a più 300, ieri 531. Quindi anche i dati a livello nazionale stanno andando molto bene. Vediamo nel dettaglio le province, abbiamo un più 2 a Pistoia, un più 2 a Pisa, un più 1 a Livorno e nelle altre province, Firenze compresa, 1-0. Quindi insomma sono dati che fanno ben sperare. Purtroppo però si deve registrare ancora un incidente sul lavoro. Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a una reazione chimica avvenuta all'interno di una conceria, siamo a Santa Croce sull'Arno nella provincia di Pisa, questa mattina. Durante un'operazione di lavoro si sono liberati improvvisamente degli agenti chimici che hanno innescato una reazione che ha investito l'uomo ustionandolo. L'uomo è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Cisanello. Sono intervenuti anche sul posto per capire come sia potuto accadere. E torniamo a parlare della movida. In fine settimana in tutta la Toscana ci sono stati problemi. Intanto partiamo da Firenze, soprattutto in piazza Santo Spirito. È stato deciso di posizionarsi all'ingresso della piazza per controllare che tutti rispettino le normative di sicurezza e chiudere la piazza soltanto proprio in casi estremi. Questa è una settimana decisiva proprio per studiare una nuova organizzazione per garantire una movida sicura. Ci racconta tutto Chiara Valentini, vediamo. Il prossimo fine settimana sarà Piazza Santo Spirito la sorvegliata speciale della movida fiorentina. È lì in particolare che si sono verificate le situazioni più pericolose da un punto di vista sanitario, con assembramenti dovuti alla presenza di molte persone, spesso senza mascherina. Si è parlato di blindare la piazza, ma né l'assessore Vannucci né il comandante della Polizia Municipale intendono chiudere gli accessi, quanto piuttosto posizionarsi in maniera diversa all'interno della piazza. Sulle zone, nei punti di afflusso ci consente, laddove ci fossero delle situazioni critiche o di pericolo che potesse scoppiare qualche problema all'interno della piazza, di adottare anche come misura una misura di contenimento relativamente al fatto di impedire che altre persone possano entrare all'interno di una zona che è critica o che può diventare pericolosa. Questa sarà comunque una settimana decisiva per capire come organizzarsi. La sperimentazione iniziata ieri sera non è stata significativa visto il minor afflusso di gente. Domani gli assessori competenti e le forze dell'ordine si incontreranno con le categorie economiche, la cui collaborazione è ritenuta fondamentale. È chiaro che poi ci attendiamo anche un po' un aiuto da parte magari dei commercianti per quanto riguarda insomma, il loro personale. Inoltre un aiuto potrebbe arrivare dalla possibilità di utilizzare suolo pubblico per posizionare i tavolini, che consentirà, spiega il comandante, una distribuzione più ordinata delle persone. La strada è quella di una migliore organizzazione con il contributo di tutti. Di sicuro tra le ultime ipotesi del comune c'è l'imposizione di un orario di chiusura dei locali per evitare assembramenti. Non sarebbe certo un incentivo ad andare a letto, spiega l'assessore Vannucci. Gli assembramenti si formerebbero altrove, magari all'interno delle case, e sarebbe anche peggio. E problemi ci sono stati anche ad Arezzo, vediamo. Piazza San Francesco, questo è il cuore del divertimento di Arezzo, e quello, come si suol dire, il salotto buono di un divertimento che è sempre stato tra locali e ristoranti. Sabato sera che cosa è successo? È successo che i locali hanno comunque proposto una chiusura, il sindaco ha firmato un'ordinanza e i locali sono andati avanti fino all'orario che avevano proposto. Ovviamente poi sono scoppiate le polemiche per le tante persone che sono rimaste comunque non solo in piazza ma anche in Corso Italia, addirittura anche nelle zone periferiche di San Laurentino. Su questo i ristoratori non possono intervenire ma sono disposti a trattare sugli
orari. Si prospetta un fine settimana lungo, importante, quello del 2 giugno, senza persone o turismo che possono arrivare da fuori regione, ma comunque un fine settimana impegnativo. Staremo a vedere dunque in settimana i provvedimenti che saranno presi, sempre di concerto con gli operatori, quindi con i ristoratori, che saranno appunto presi dal sindaco. E a Prato il sindaco Biffoni ha detto tolleranza zero. In settimana è prevista una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che potrebbe decidere misure più restrittive del semplice pattugliamento. Domani ci sarà un vertice con le categorie economiche e il servizio nel TG di Prato. E le decisioni assunte senza preventiva consultazione del Ministro dell'Interno per l'istituzione della figura degli assistenti civici in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia, già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio. Lo si apprende da fonti dal Viminale che dice: noi non siamo stati informati sugli assistenti civici di cui si parla. Intanto il governatore Rossi, proprio lo vedete in questo momento, dice: in Toscana il weekend è stato nel complesso tranquillo, con episodi di movida, qualche situazione di assembramento sulla costa e nella città d'arte, ma i comportamenti sono generalmente appropriati, le spiagge non erano affatto affollate, mi sembra che ai cittadini ci sia poco da rimproverare. Quindi è più morbido il giudizio del governatore Rossi sul complesso. Ci sono stati però dei problemi in alcune città come Firenze, Arezzo e Prato. E torniamo a parlare dei bambini, perché il sindaco di Firenze dice: i bambini sono i grandi dimenticati da questo governo, restituiamo loro un giorno di scuola, riapriamole almeno per un giorno. Vediamo. In questi mesi di emergenza sanitaria ci siamo dimenticati di chiederci come stanno, cosa desiderano, di cosa hanno bisogno i nostri 8 milioni di bambini e adolescenti italiani. Il primo errore del lockdown è stato quello di mettere i nostri bambini all'ultimo posto dell'agenda politica. Tanto se ne riparlerà a settembre, si è detto. E nel frattempo, chi pensa a loro? Chi aiuta le famiglie che tornano al lavoro? Chi ascolta il loro dolore? Chi cura la loro tristezza? E allora, come prima cosa, per sdebitarci della nostra indifferenza, restituiamo a tutti un giorno di scuola vero, prima che finisca l'anno scolastico. Un giorno per ritrovarsi nelle aule con gioia, per salutare i compagni diventati invisibili e intoccabili, per sorridere agli insegnanti diventati un'immagine su uno schermo. Raccolgo per questo l'appello di tante famiglie e rappresentanti delle istituzioni, e anche quello dei ragazzi. E lo rilancio dalla mia città, da Firenze. Apriamo le scuole, l'ultimo giorno di quest'anno scolastico, diventato triste e assurdo, in sicurezza e con tutte le precauzioni. Stiamo riaprendo tutto, dai teatri ai parrucchieri, dai ristoranti ai negozi di vestiti. Non possiamo riaprire per un giorno ciò che conta di più per un paese, cioè la scuola? Facciamolo, per non lasciare sospesa questa esperienza drammatica anche per i nostri figli e nipoti, per non lasciare loro la sensazione di essere stati abbandonati o l'amarezza di una società incapace di dare loro ciò di cui hanno diritto. Si può fare, si deve fare. Per la cronaca, la Guardia di Finanza di Pistoia ha scoperto una maxi evasione fiscale nel settore dei prodotti di telefonia. Patrizio Ceccarelli, vediamo. Un'evasione fiscale per oltre 3 milioni di euro perpetrata da due società del Pistoiese operanti nel settore dell'importazione e commercio di prodotti per telefonia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pistoia. Con l'operazione offline i militari hanno sequestrato le due società. I finanzieri della compagnia di Montecatini Terme per circa un anno hanno controllato 4 imprenditori della provincia di Pistoia già risultati coinvolti in analoghe condotte criminose, resisi responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta e tributari finalizzati all'evasione dell'IVA. Gli indagati, licenziatari di una nota catena commerciale di vendita di materiale elettronico, hanno immesso in consumo, in frode all'imposta sul valore aggiunto e avvalendosi di una società cartiera costituita per interporsi tra la società sana e il venditore finale, un ingente quantitativo di apparecchi elettronici e di telefonia, sottraendosi sistematicamente
automaticamente al pagamento delle imposte dovute su tale commercio. Una volta esaurita la credibilità economica vantata nei confronti dei propri fornitori, la società Sana veniva depauperata di tutti i beni per non ottemperare agli obblighi economici assunti, spiega la Guardia di Finanza. L'evasione fiscale è stata quantificata complessivamente in oltre 3 milioni di euro. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Pistoia, il GIP del Tribunale ha emesso un provvedimento di sequestro eseguito questa mattina e finalizzato a garantire la pretesa erariale vantata dallo Stato delle possidenze mobiliari e immobiliari degli indagati, tra cui le quote sociali delle due aziende coinvolte nella truffa. Ci sono 30 indagati, andiamo nella provincia di Lucca, tra cui anche l'attuale vice sindaco del comune di Vagli di Sotto. Avrebbero ingigantito alcuni danni prodotti dal maltempo sulle strade per giustificare l'affidamento urgente ad alcune ditte compiacenti. Dettagli di questo servizio, vediamo. Il blitz è scattato di prima mattina. Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri, anche forestali, hanno raggiunto gli uffici comunali di Vagli Sotto e le sedi di varie aziende del settore marmifero, oltre alla sede del Parco delle Apuane. Nel mirino della Procura di Lucca ci sono una serie di lavori pubblici che hanno riguardato il territorio comunale di Vagli. Le ipotesi di reato sono pesanti. Si va dalla truffa al falso ideologico, dall'abuso di ufficio alla corruzione, dalla turbativa d'asta al riciclaggio. E in alcuni casi si ipotizza l'associazione a delinquere. Una trentina complessivamente gli indagati, tra cui spiccano l'attuale sindaco Giovanni Lodovici e il suo vice ed ex primo cittadino Mario Puglia. Sarebbero indagati anche altri amministratori e familiari di amministratori. Sotto inchiesta anche diversi imprenditori del settore del marmo. L'indagine sarebbe partita più di un anno fa da una segnalazione arrivata ai carabinieri forestali di Camporgiano e l'oggetto sono in particolare i lavori di somma urgenza condotti a Vagli Sotto. Gli inquirenti ipotizzano che siano state provocate situazioni d'allarme e sia stata amplificata la gravità di alcune emergenze naturali per giustificare l'assegnazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, affidati con procedura diretta a imprenditori già individuati. In questo modo, secondo la Procura, sono state eluse le procedure tramite gara di appalto ed è stato inoltre gonfiato il costo dei lavori. In alcune procedure, infine, le concessioni sarebbero state rilasciate in violazione delle procedure di legge. Nei lavori sotto inchiesta rientrerebbe anche quello recente per la realizzazione del bypass dopo la chiusura del ponte della Tambura. Nel corso del blitz, le forze dell'ordine hanno sequestrato documentazione ed anche computer, adesso al vaglio degli inquirenti. Le tre persone sono finite in ospedale dopo una lite, forse legata per motivi di convivenza all'interno di uno stabile occupato a Firenze. Si sono scontrati due gruppi di stranieri, uno rumeno e l'altro marocchino, armati con mazze e coltelli. Furti in abitazione, sgominata banda che operava nel pistoiese, recuperata parte della refurtiva. Vediamo. È stato arrestato dai carabinieri di Pistoia anche l'ultimo componente di una banda composta da tre soggetti, tutti di nazionalità albanese, specializzata in furti in appartamento che dallo scorso dicembre aveva destato un forte allarme tra i residenti della piana pistoiese, in particolare nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata. L'uomo, 29 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia, aveva cercato in ogni modo di far perdere le sue tracce per sottrarsi alla cattura, ma nella mattinata di sabato, grazie ai prolungati servizi di osservazione, i militari sono riusciti a individuarlo a bordo di un treno regionale diretto verso Bologna e, chiedendo l'aiuto della polizia ferroviaria del capoluogo emiliano, i militari pistoiesi sono riusciti a fermarlo e arrestarlo sui binari della stazione di Bologna. Il 29enne era senza documenti, sono state le sue impronte digitali a dare la certezza ai carabinieri della reale identità dell'uomo, che è stato immediatamente condotto all'interno del carcere bolognese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri due componenti la banda, di 27 e 29 anni, erano stati arrestati sempre dai carabinieri di Pistoia il 21 maggio scorso, uno di questi in Lombardia. Ai tre vengono contestati numerosi furti di orologi, monili, televisori, capi di abbigliamento,
griffati effettuati in abitazioni del pistoiese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre agivano a bordo di autovetture rubate che poi abbandonavano per evitare di essere rintracciati. Durante uno di questi episodi, i tre avevano abbandonato un'auto di grossa cilindrata, anch'essa rubata, nei pressi della stazione ferroviaria di Agliana Montale, destando la curiosità di alcuni cittadini che avevano riferito il tutto ai carabinieri, consentendo così di avviare le indagini che hanno poi portato all'identificazione degli indagati e di recuperare parte di oggetti preziosi già restituiti ai proprietari. E la Guardia di Finanza di Firenze ha arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio un 25enne marocchino trovato in possesso di 1,2 kg di marijuana nella zona di Coverciano. I finanziari hanno fermato un'utilitaria con a bordo il giovane spacciatore. Si sono insospettiti dal suo atteggiamento e da un odore particolare proveniente dalla macchina. Così i militari hanno trovato all'interno proprio dell'auto lo stupefacente. E la Lega chiederà un consiglio comunale straordinario sulla vicenda SAS e chiama in causa direttamente anche il presidente Eugenio Giani, che non è coinvolto nell'inchiesta, per una foto del novembre scorso in cui è ritratto allo stesso tavolo con Raimondo, oggi agli arresti domiciliari. Chiara Valentini. In merito alle vicende SAS chiediamo chiarezza. È emersa una foto che ritrae il presidente del Consiglio regionale Giani con Raimondo, figura chiave dell'indagine su SAS e sullo scandalo. In questo caso poniamo semplici domande. È tornato Giani a cena con lo stesso Raimondo nel medesimo ristorante, per esempio il 1° gennaio 2020? Basta anche solo smentire. Dall'altro lato, Consiglio Comunale straordinario con Eugenio Giani a relazionare e quindi conseguente dibattito dei gruppi consiliari. Giani risponde nel merito. Quella foto spiega è una foto pubblica fatta in occasione dell'inaugurazione di un locale a cui ero stato invitato in una sera in cui partecipai anche ad altri eventi. Ma se venisse chiamato a riferire in un eventuale Consiglio Comunale straordinario, ci andrebbe? Io ho detto quello che vi dovevo, ovvero a cosa si riferiva. Sul resto non voglio aprire nessuna dialettica, o perché ritengo che io nel momento in cui vengo sollevato con una fotografia devo rispondere di che cosa si tratta quell'occasione. Ma oltre, sinceramente, c'è un'inchiesta penale. Io in quell'inchiesta assolutamente ne sono estraneo. Che sulla vicenda SAS le indagini si sono concluse con 56 rinvii a giudizio, si giocherà parte della campagna elettorale della Lega, lo dimostra però la presenza dell'onorevole Picchi. E anche a livello parlamentare sarà coinvolta, perché faremo una interrogazione parlamentare ad hoc su questo caso. Ma la Lega chiederà anche il commissariamento della SAS? Chiediamo il commissariamento, ma con le stesse regole di gioco è inutile commissariare. Il commissariamento deve andare di pari passo con un coinvolgimento di tutta l'opposizione nelle nomine dei consigli di amministrazione. Torniamo in provincia di Pistoia. Escursionisti si perdono, erano in montagna, ma fortunatamente sono stati ritrovati. Brutta avventura ma con lieto fine ieri sera per una comitiva di escursionisti originaria di Certaldo in provincia di Firenze, composta da due genitori e il loro figlio minorenne e una coppia di amici. I cinque escursionisti nel pomeriggio di ieri, complice la bella giornata e le temperature gradevoli, avevano deciso di trascorrere il pomeriggio sulla montagna pistoiese. I componenti del gruppo, dopo aver lasciato la propria auto nei pressi dell'orto botanico nel comune di Abetone Cutigliano, si erano avventurati lungo il sentiero che conduce al Lago Santo, ma dopo poco, a causa del buio e della non perfetta conoscenza dei luoghi, non sono riusciti a ritrovare la strada per far ritorno al proprio mezzo. A questo punto uno di loro ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. L'operatore della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio, conoscendo perfettamente i luoghi, è riuscito a gestire la situazione, rassicurando la comitiva
e riuscendo a farsi dare indicazioni più dettagliate sul luogo dove si trovava, compreso che la comitiva si era fermata nei pressi della località Capanne di Siviglioli, nel comune di Bagni di Lucca. Dalla centrale operativa di San Marcello Piteglio sono immediatamente partite le ricerche, che hanno coinvolto anche il 118 e il soccorso alpino della stazione di Lucca e di quella dell'Appennino toscano. I soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti dopo poche ore, riaccompagnandoli poi sani e salvi alla loro auto. E si ricomincia a parlare delle elezioni regionali. Il centrodestra è ancora in cerca di un candidato unitario. Vediamo. Potrebbero svolgersi il 12 e 13 settembre le elezioni regionali in Toscana insieme alle comunali. Il suggerimento arriva dal Comitato Tecnico Scientifico e sembrerebbe l'orientamento del governo dopo le dichiarazioni del sottosegretario all'interno Achille Variati durante la discussione del decreto in materia elettorale in commissione alla Camera. Su 2 giorni per evitare i picchi di affluenza e a inizio settembre per far rientrare nel mese anche gli eventuali ballottaggi. Se il centrosinistra ha già il suo candidato in Eugenio Giani e il Movimento 5 Stelle ha scelto Irene Galletti attraverso la piattaforma Rousseau, il centrodestra non ha ancora ufficializzato il suo candidato. O meglio, lo ha fatto la Lega nella persona di Susanna Ceccardi. Antonio Tajani, vice di Berlusconi alla guida di Forza Italia, non ne è così sicuro. Anzi, vedremo, niente è stato deciso, dice in un'intervista alla Nazione. Vedremo la rosa dei candidati portata al tavolo, forse potrebbero esserci anche candidati più forti della Ceccardi. Niente è scontato. Di diverso avviso la Lega. La Lega ha avanzato una sua autorevole candidatura, che è l'onorevole Ceccardi. Grande rispetto per Tajani, ma non mi pare abbia fatto nomi. Quando avremo gli altri ragioneremo. Non credo francamente che con il voto molto vicino, data indicata 13 di settembre, ci sia spazio realistico per altre candidature, e poi bisogna trovare candidature autorevole. La nostra è sicuramente autorevole, competitiva, e quindi la difendiamo. Alla domanda quando sarà il tavolo del centrodestra, la risposta è la stessa dallo scorso autunno, a giorni. Su una cosa concordano Picchi e Tajani: la data di metà settembre non piace. Depositare le liste a Ferragosto. Non escludo anche che ci possa essere una revisione della data finale. E domani protesta dei bibliotecari precari a Firenze tra richieste e garanzie sui tempi di rientro al lavoro e nuovo bando. Il servizio, vediamo. Protesta domani in Piazza della Signoria a Firenze alle 14 dei lavoratori precari delle biblioteche fiorentine, in concomitanza con la riapertura parziale dei servizi bibliotecari del Comune di Firenze. Lo annunciano USB e Cobas. L'obiettivo, spiega una nota dei sindacati di base, è rivendicare il loro diritto al lavoro e garanzie per il loro futuro. A solo un mese dalla scadenza dell'appalto non c'è stata ancora nessuna informazione ufficiale su un'eventuale proroga o sul contenuto del nuovo bando, e la maggior parte dei quasi 100 lavoratori del mega appalto delle biblioteche comunali fiorentine si ritrova in fondo integrazione salariale con il 67% dello stipendio abituale. Tra le richieste, garanzie sui tempi di rientro al lavoro del personale, sul recupero dei mesi di sospensione e sulla proroga, nonché sul nuovo bando di gara. Il servizio bibliotecario fiorentino in appalto dal luglio 2008 è portato avanti da professionisti qualificati e formati che da oltre un decennio garantiscono tutte le attività svolte nelle biblioteche, sottolineano i sindacati. La scelta dell'amministrazione comunale di impiegare dipendenti comunali in sostituzione di questi lavoratori rappresenta una palese violazione del codice degli appalti. Attualmente sono 20 le ore a settimana di apertura di 5 biblioteche su 13. E capolavori della Galleria dell'Accademia di Firenze in gigapixel. Ci racconta tutto Gigliola Caridi. Nel periodo di chiusura forzata legato al Covid, la Galleria dell'Accademia di Firenze ha scelto di valorizzare le sue collezioni avviando un importante processo di digitalizzazione di una selezione di oltre 50 opere custodite al museo, tra cui il Ratto delle Sabine di Gian Bologna, i dipinti di Lorenzo Monaco, Pietro Perugino, Filippino Lippi, Sandro Botticelli, Pontormo, Bronzino, Allori e molti altri. Questa straordinaria operazione di digital imaging ha una duplice finalità: da un lato monitorare lo stato di conservazione delle opere, dall'altro permettere alle persone di accedere ai capolavori in modo inedito attraverso il sito della galleria, con immagini in altissima definizione e strumenti innovativi per le attività di didattica a distanza e di visita virtuale.
Il progetto ha preso avvio in fase sperimentale nell'agosto del 2019 con l'acquisizione della pala di Andrea Orcagna, all'epoca in restauro, e procede ora nelle sale del museo con le riprese di oltre 50 dei maggiori capolavori in collezione, spaziando dalle grandi pale, da Perugino a Bronzino all'Allori, ai preziosi fondi oro, a una selezione di strumenti musicali, senza dimenticare le sculture in gesso e non ultimo il modello in terra cruda del ratto delle Sabine del Giambologna. Sui canali digitali del museo nelle prossime settimane sarà possibile seguire l'avanzamento dei lavori di acquisizione e alla fine del progetto, nel futuro prossimo, si potrà accedere dal sito internet della galleria a una sezione speciale dedicata alla visione ravvicinata dei grandi capolavori fisicamente presenti nel museo. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.